Salve a tutti amici di Gimba Network, il mio nome è Matteo Bini e vi do il benvenuto al 17° episodio di VG News, l'unica serie settimanale che esce ogni lunedì in esclusiva su Gimba Network che vi permetterà di rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità del mondo dei videogiochi. Iniziamo con una notizia bomba. Oltre all'abbandono di Don Metric che lascia Microsoft per passare a Zynga, sembra ora che l'approdo di Xbox One in terra nipponica subirà un leggero ritardo rispetto alla data di rilascio negli Stati Uniti. Erano finiti i bigliettieri? Non lo sappiamo. A quanto pare, infatti, l'arrivo della nuova console di casa Microsoft in Giappone non è una priorità assoluta per il CEO Yasuyuki Iguchi. Ma che cacchio l'ha scritto sto copione? Staremo a vedere come questo ritardo potrà influire sulle vendite di Xbox One. Rimaniamo nella terra del sollevante e parliamo di una notizia che farà piacere a tutti i ninja della foglia che videogiocano su PC. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Blast, un titolo più lungo non potevano trovarlo, eh? Insomma, questo gioco arriverà anche per voi in inverno su PC. In questa edizione rivampata potremo giocare nei panni di Kabuto, con nuove missioni e 38 costumi per i nostri personaggi. Siete invece su console ed avete già il gioco? Tranquilli, niente paura, tutto questo sarà rilasciato come DLC. Siete quindi pronti a vestire i panni di Hokage? Se siete come noi di Jimba ed avete amato The Walking Dead, sarete sicuramente sorpresi dal DLC 400 Days, 400 giorni. Diciamocelo, dopo la magnifica Season 1, io non mi aspettavo nulla di eccezionale da un'espansione del gioco. Eppure Telltale è riuscita a creare 5 storie brevi che mi hanno rapito per tutta la loro durata, di circa 1-2 ore. Per 5 euro non potete lasciarvelo scappare. In parole povere è un must, indipendentemente dal fatto che siate fan o meno del genere zombie, survival e schifezze varie. PC Gamer? Appassionati di GDR della serie Final Fantasy? Dal 4 luglio potete finalmente acquistare Final Fantasy VII anche su Steam per 10,99€. Se non l'avete ancora giocato, che cosa state aspettando? Vi ricordo che, a detta di molti, Final Fantasy VII è uno dei migliori episodi della saga, uno dei migliori episodi di tutti i tempi. Già che stiamo parlando di attesa, quanti di voi stanno ancora aspettando per la patch di Feds su Xbox 360? Phil Fish ha appena annunciato che ci sta lavorando, qualche mese sarà finalmente pronta. Come si dice, meglio tardi che mai. Ed infine chiudiamo con una novità più fresca delle altre. Se vi siete stancati delle solite console e volete provare qualcosa di nuovo, sappiate che dal 25 giugno è possibile acquistare al prezzo di $99 la nuova console open source. Uyah!